L'economia, a mio modesto parere, andrebbe bilanciata. In che senso? Ci sono delle persone ricchissime e delle persone poverissime, ma contrariamente da quanto si possa immaginare, queste persone ricchissime non meritano tutta questa ricchezza, né tantomeno queste persone poverissime meritano di morire di fame. Esiste una soglia minima e dovrebbe esistere una soglia massima. 2 ore di uno specialista, non voglio neanche dire il tipo di lavoro, di uno specialista, un'ora di uno specialista per esempio vale 100 euro. Un'ora di che ne so, muratore, una persona così che fa lavori di manovalanza, di un manovale, vale di meno. Ok, molto meno, vale 10 euro. Questo perché nella nostra società tutti siamo abituati a pensare, ma quello ha studiato, dico io. Allora prendiamo questo specialista e facciamoci fare un muro, facciamoci fare un mattonato, vediamo un po' se è capace. Prendiamo uno specialista, che ne so, che ha studiato chissà che cosa, e poi diciamo, ecco la cofana. Ecco la cucchiara, mette da impastare il cemento, la calce, metti il mattonato qua per terra e vediamo che sai fare. Con un po' di pratica, sicuramente, con anni di pratica, riuscirebbe anche a mettere sto mattonato. Però il lavoro è diverso. E questo lavoro assume un peso, cioè il valore di questo lavoro assume un peso strano. Strano. Cioè, nel senso che un luminario deve prendere tanti di quei soldi lavorando per esempio 5 ore e un'altra persona che lavora lo stesso 5 ore per mettere un mattonato prende tutt'altro, cioè molto meno. Eppure hanno studiato entrambe. Uno ha studiato alla scuola, l'altro ha studiato nella vita, con l'esperienza. Cioè, non è che quando il luminare studiava, il mattonatore stava così e aspettava che questo luminario studiava per poi partire insieme. Questo pure è andato sotto padrone in qualche modo a farsi il cosiddetto, ok? Allora, non è che chi studia, perché chi studia deve avere e chi non studia con la scuola ma studia nella vita, che si fa ancora più sforzo fisico, eccetera, non deve avere o deve avere due pesi e due misure. Questo un po' è il concetto. Poi esiste un secondo concetto, una seconda ipotesi, che poi non è ipotesi, ma è una seconda realtà, ecco, una seconda realtà, che alcuni dirigenti di grandi aziende che non sanno di due parole a coppia vanno a prendere 2-3 milioni di euro l'anno e stanno lì e magari l'azienda fallisce. Allora lui, è fallita l'azienda, io mi licenzio, lei altri milioni e milioni. Cioè, due pesi, due misure. Cioè, dico io, come facciamo a dire questo tipo di persone deve prendere tot e quest'altro tipo di persone deve prendere tot? E poi vedere che anche l'opposto, alcuno prende di più, alcuno prende di meno. Cioè c'è uno squilibrio totale su tutto. Perché noi in qualche modo paghiamo un qualcosa che non sappiamo. Cioè quando arriva per esempio un idraulico a casa, ti può chiedere 30 euro. Per lo stesso lavoro potrebbe arrivare un altro idraulico che te ne chiede 50, 60. E noi ci troviamo alla fine l'amara sorpresa. Quando ci si presenta il conto davanti, ci abbiamo sta amara sorpresa. Per quale motivo? Perché noi non paghiamo le ore dell'idraulico. Sì, ho capito, quello ci ha messo un'ora, quello ci ha messo un'ora, quello ti ha chiesto 20, quello ti ha chiesto 50. Abbiamo pagato l'orario dell'idraulico. No! No, perché i due orari hanno prezzi diversi, quindi noi non stiamo pagando il tempo, stiamo pagando la marca.
Una maglietta cinese senza scritte costa 3 euro. Una maglietta scritto su Spectro Corporation, yeah, alla moda, costa 100 euro. Noi che stiamo pagando la maglietta? Tutto questo è uno sbilanciamento politico, politico-economico. Le scarpe firmate che fanno in Cina, che i cinesi vendono a 5 euro, noi le paghiamo firmate 100. Allora mi dovete dire, stesse persone, persone che fanno lo stesso orario con prezzi diversi per fare la stessa cosa. Magliette prodotte in Cina da 5 euro che mettendo su una scritta diventano magliette da 100 euro. Luminari che viaggiano perché io ho studiato e mentre lui studiava il muratore se facevano mazzo tanto a lavorare e a farsi l'esperienza e stava studiando con la sua esperienza, allora perché quello deve prendere più e quello deve prendere meno? Il problema è che la moneta, secondo me, deve essere una moneta sul tempo. Bisogna decidere quanto vale il tempo di una persona o di tutte le persone. Se noi diciamo vogliamo lavorare 3 ore al giorno, ok? 3 ore al giorno, e tutti dobbiamo lavorare queste 3 ore al giorno, 4 ore al giorno, cioè si decide, ok? Il mio tempo di lavoro deve essere uguale al tuo tempo di lavoro. Perché, caro luminario, se io non te vengo a costruire la casa, tu, è vero che operi le persone a cuore aperto, oppure fai altre cose, ok? Qualsiasi esse siano, ma dormiresti sotto un ponte, che tra l'altro ha fatto quell'altro. Neanche tu l'hai fatto. Quando tu cammini su una macchina, stai utilizzando il tempo di persone che stanno facendo fare il tuo lavoro da luminario, e comunque si sta sottopagando quel lavoro. Perché? Perché è il caos, non esiste una differenziazione di lavori, perché esiste anche il dottore che per un'ora ti prende 50 euro, il dottore che per un'ora te ne pia 1000. E perché? Perché un'ora è quella, un'ora della tua vita è questa, un'ora della tua vita è questa, perché devi prendere questa differenza? Cioè, io credo che in un mondo equilibrato, economicamente equilibrato, bisogna calcolare il tempo di lavoro di una persona. Il tempo di lavoro di una persona deve essere retribuito alla stessa maniera del tempo di lavoro di un'altra persona. È il tempo che dovrebbe essere il meccanismo di controllo di tutta la società, una società intelligente, civile e soprattutto equilibrata. Non posso dire, Spec, tu vali 100 euro l'ora e invece Tizio che è Sembronio ne vale 1000, oppure ne vale 50, oppure ne vale 10. Perché? Perché lui fa un lavoro diverso. E beh, quello mette le piastrelle. Tu fai, che ne so, il luminario, ok? Beh, uno fa una cosa, uno non ne fa un'altra. Perché quello deve avere più soldi in base al tempo? Perché il tempo della sua vita deve valere di più del mio? Perché io la vita non ce l'ho. Questo è il concetto di equilibrio economico. L'equilibrio economico deriva dal tempo che tu impieghi per lavorare. Questo è perché ci sono certe persone, cioè la meritocrazia, la chiamano meritocrazia, questa meritocrazia. Ma che meritocrazia? Ma meritocrazia di che? Io nasco figlio di un grande politico, mi mettono a capo di un'azienda, faccio le mie 8 ore al giorno di lavoro e prendo 10 milioni di euro l'anno. Io nasco figlio di un maniscalco e devo stare lì a fare 10 ore, 10 ore, scusate mi arrivano i messaggi, 10 ore di lavoro al giorno per guadagnarmi una pagnotta. Ma perché la mia vita non è uguale alla tua?
ma tu hai studiato? No, ma neanche tu hai studiato, tu sei figlio del politico che ti ha messo a fare un certo tipo di lavoro, sei figlio di un imprenditore che ha fatto un certo... Cioè, è sbilanciata, l'economia è sbilanciata. Riflettete su questa cosa, riflettete perché ci ritorneremo su. Adesso vado che devo andare a suonare, a buttare altre ore della mia vita. Saluti e baci, Spectrum, maledicto.